Buonasera, benvenuti alla seconda edizione di TAF Channel. Ed è stato presentato questa mattina a Perugia un progetto di cooperazione allo sviluppo per sostenere il rientro assistito volontario nei propri paesi per i migranti del Burkina Faso. C'è un popolo di migranti, proveniente in gran parte dal sud del mondo, che dopo aver vissuto per anni in Europa, anche a causa della sfavorevole congiuntura economica, si sta orientando verso il rientro nei territori di origine, con il bagaglio di conoscenze e di esperienze acquisite all'estero. Si aprono così nuovi scenari internazionali in cui la cooperazione può svolgere un ruolo decisivo. Si è parlato di queste nuove prospettive a Perugia nel corso del convegno sul ruolo della diaspora africana nella nuova cooperazione internazionale. Al nostro microfono l'organizzatrice della interessante riunione. Ho presentato un nuovo progetto di 3 anni che l'Agenzia Italiana per la Cooperazione e lo Sviluppo ci ha cofinanziato per realizzare in Burkina Faso un progetto di sviluppo agricolo, quindi microcredito, formazione, assistenza tecnica, creazione di microimpresa grazie al microcredito, sempre in ambito agricolo, e lo sviluppo di 2 importanti centri polifunzionali che hanno dentro di loro la Maison de la Femme, che è un gruppo di acquisto solidale che riesce a comprare a buoni prezzi i prodotti base dell'alimentazione burkinabè in maniera da rivenderli a un prezzo calmierato quando questi non si trovano sul mercato, sono troppo cari, e un ristorante comunitario pedagogico. Il progetto si chiama RASAD e segue al progetto RASA, che è stato il progetto pilota di 1 anno, e ha un AD che vuol dire qualcosa di speciale, vuol dire che è coinvolta la diaspora, perché in questo progetto vogliamo gettare le basi e sperimentare la possibilità di ritorno di alcuni burkinabè che vogliono rientrare in patria, ma in maniera dignitosa, socialmente ed economicamente. Ah, io penso che l'incontro oggi fa vedere la maturità di una realtà come la realtà di Tamat, perché hanno iniziato a fare cooperazione e strada facendo hanno capito che con la cooperazione potevano fare anche sviluppo locale. Ho visto il progetto della giardiniera con il ristorante molto bello dove sono andato a mangiare, e piano piano ho la consapevolezza che con quel tipo di azione, lavorando con la diaspora, possono cambiare le cose.